Eccomi di nuovo qui, ciao ragazzi e ben ritrovati. Allora, siamo nella fase 2 di questo presepe. Cosa faremo in questo video? Andremo innanzitutto a stuccare tutte le case con uno stucco particolare che dopo vi indicherò. Andremo a lavorare e a definire la pavimentazione, la base qua del presepe con le discese, scalette e scalinate. E andremo ad incollare le nostre case nella posizione finale e direi basta. Qua siamo già abbastanza avanti come lavoro. Quindi non ci resta altro che andare a stuccare. Allora, andiamo a preparare il nostro stucco, il nostro intonaco, diciamo. Per questo caso, come vi ho detto precedentemente, il gesso che andremo a utilizzare è questo qua, lo ZM161. Perché utilizzo questo gesso? Perché ho già una gramatura molto granulosa, quindi quando noi andremo ad applicarlo non sarà liscio come il solito stucco gesso che si usa generalmente per fare l'intonaco. Questo risulterà già grezzo e questo per delle case palestinesi si presta moltissimo. Quindi, come facciamo sempre, andiamo prima a versare dell'acqua. In questo caso, e successivamente andiamo a versare poco alla volta il nostro gesso in modo che tutto il gesso assorba l'acqua che abbiamo messo. Una volta che l'acqua è stata tutta assorbita, sappiamo che il nostro composto è già pronto. Non deve essere né troppo molle né troppo duro, deve essere una consistenza tipo come si dice sempre, tipo yogurt, in modo che quando andiamo a stenderlo sulla nostra casa non scivola, ma anzi si appiccica bene. Se ne facciamo un bel po' perché ne abbiamo un bel po' di case da fare. Adesso vi faccio vedere come viene. Perfetto. Ecco qua, questa è la consistenza che dico io. Eccoci qua, andiamo a prendere la nostra casa e andiamo a stuccarla tutta. In questi casi, come dico sempre, se è irregolare è molto meglio. Adesso vi faccio un attimino, velocizzo un attimo il video perché sennò qua staremo delle ore per farlo. Comunque il procedimento è questo qua. Eccoci qua, allora la fase di stuccatura è terminata, tutte le case sono state appunto stuccate come vedete, sono ancora appunto mobili perché dobbiamo ancora fare come vedete i portoni che è la fase successiva che appunto andremo a realizzare. Dopo, una volta che abbiamo fatto tutta questa operazione, andremo ad incollare per bene nella posizione definitiva le case e dopo successivamente andremo a fare questa parte qua. Prepariamo qualche porta. Allora, incominciamo con una raspa di metallo e andiamo a segnare tutto il polistirene in questa maniera in modo da evidenziare le venature del legno. Facciamolo anche in modo, lo roviniamo molto. Poi una volta che facciamo questo, in questa qua, facciamo magari delle assi un po' grosse. Adesso prendiamo una matita, andiamo ad evidenziare la scanalatura che abbiamo fatto come col taglierino. Poi col taglierino, se vogliamo rovinare qualche pezzo, lo possiamo fare tranquillamente. Più la sgrezziamo, meglio è. Si noteranno molto di più le assi.
Adesso andremo a fare le altre. Abbiamo fatto anche le due finestrelle che abbiamo delle case là in fondo, adesso vi faccio vedere nel dettaglio come sono venute, le ho fatte un po' diverse appunto per non far sì che siano tutte uguali, poi andranno ancora aggiunti qualche particolare, ma quello lo faremo successivamente quando saremo praticamente verso la fine, che abbiamo incollato le porte e le finestre. Venite a vedere appunto come le ho fatte. Ecco qui i portoni. Come vedete sono appunto tutti diversi, molto particolari, poi chiaramente col colore poi si evidenzieranno ancora maggiormente le venature. Tutto questo in polistirene, come si può notare. Dopo andremo appunto con il colore a renderlo effetto legno. Poi in aggiunta faremo anche qualche dettaglio, tipo magari metteremo anche qualche chiodino in queste travi, magari una retina lì sopra, vediamo, ma questo lo possiamo fare tranquillamente più tardi. Ecco qua i portoni e le finestre, le abbiamo colorate e abbiamo dato già una mano di marrone, giallo ocra, un po' di bianco, e dobbiamo dare ancora qualche ritocchino finale, come ho detto, con qualche particolare, maniglie e altri accessori, ma per il resto è a posto. Allora, eccoci qua. Io adesso ho provato a posizionare dei finti scalini, per fare tipo una sorta di scalinata, più o meno l'idea era quella, ma vediamo. Allora, nel frattempo andiamo a tagliare grossolanamente questa parte qua, perché volevo fare una sorta di salita con due gradini magari qua. Quindi andiamo a tagliare questa parte qua. E magari possiamo già incidere una sorta di gradino. Non deve essere per forza preciso, perché dopo andiamo a sistemarlo dopo con lo stucco e sassi e roba del genere. E qua ci siamo. Dopo magari potremmo mettere magari anche, non so, un gradino qua, perché dopo qui ci sarà l'altra gradinata che va qua, quindi qua dovremmo scendere, quindi qua scendiamo un po'. Qua. Cazzo, tutta questa cosa qua non si vedrà. Stessa cosa pensavo di fare qui davanti. Magari qui appunto ci allunghiamo qua, ma qua andiamo ad incollare dei pezzi di polistirene. Adesso le taglio un pochettino e vi faccio vedere. Ecco qua, ho preparato appunto già questi tre scalini, adesso andiamo ad incollarli. Sto pensando così.
Ecco, adesso andiamo a preparare l'altra scalinetta che va verso questa parte di qua. Allora, adesso andiamo a lavorare su questa scala che metteremo qua. Tagliamo molto. Questo non deve essere preciso perché dopo andremo, è giusto perché ci dà la posizione. Dopo, una volta che abbiamo messo la posizione, che l'abbiamo incollati, andiamo a lavorarli in un secondo momento. Io ho già un pezzettino che dovrebbe già andare. Non so come metterlo. Di più. Allora possiamo fare il taglio qua. Qui la precisione non serve. Andiamo a incollare questo. Vedete, sta già prendendo un po' forma. Poi chiaramente vanno tutti lavorati questi, che perché qua dopo ci sarà la stradina che va di là, quindi sono da lavorare. Ecco qui, come vedete, appunto io ho già messo le pietre, ma vi faccio vedere come si fa. Si prendono dei quadrati di diverse misure, si vanno solo a rovinare gli spigoli in questa maniera, in modo più irregolare possibile, perché comunque sono pietre, le pietre non sono regolari, sono molto innaturali, quindi non c'è bisogno di essere precisi. Si prende. Vedi, io non sto tanto a curare bene la forma. Si tirano via praticamente gli spigoli a 90 gradi, appunto perché è difficile trovare in natura delle pietre così. E una volta fatto questo lavoro qua, si prende la colla a caldo e si attaccano qua dove vogliamo noi, dove pensiamo di fare la, non so, tipo un muretto di pietre, in questo caso qua. Quindi vediamo allora come attaccare le pietre. Si prende un po' di colla a caldo, e la si mette una sopra l'altra. Poi dipende appunto dove, come vogliamo fare il muretto. Io consiglio sempre di farlo in modo veramente proprio casuale. Cioè, più casuale è, molto più reale sembrerà una volta che è finito e colorato soprattutto. Perché adesso magari non sembra, non dice niente, ma credetemi, una volta che è colorato fa la sua scena, fa. Sta bene. Abbiamo messo questa qua. La cosa bella appunto è che facendo con la colla a caldo è molto veloce, aderisce bene. E niente, questo è tutto quello che ho fatto praticamente in tutti questi muretti. Non c'è niente di complicato, l'importante appunto è squadrare le pietre un po' grossolanamente e dopo andiamo ad applicarle seguendo, diciamo, una certa logica. Adesso vi faccio vedere da vicino come sono.
tutte incollate. Poi una volta che sono colorate, queste è molto bello, renderà tantissimo. Eccoci, siamo arrivati alla fine di questa, della seconda parte. Abbiamo appunto realizzato la base. Come vedete ho messo delle pietre, delle rocce, e negli angolini qua ancora sono provvisori perché devo ancora incollare le case. Dobbiamo finire ancora questo pezzettino, ma a grandi linee il lavoro è fatto. Quindi diciamo che, come ho detto, è terminato. Nella prossima puntata, tra virgolette, andremo ad incollare le case, a mettere le porte che abbiamo già colorato, stuccare tutta la struttura, e lì abbiamo già fatto un buon lavoro. Dopo andremo magari a vedere come fare le montagne e via dicendo. Quindi continuate a seguirmi se siete curiosi del proseguo di questa scena. Ricordo di lasciarmi un bel like perché è molto importante per me. Iscrivetevi al canale. Se non vi siete iscritti, fatelo immediatamente, ma assolutamente attivate la campanella, perché solo con la campanella verrete avvisati quando io pubblico il nuovo video. Quindi grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. Ciao!